Oggi è una giornata triste per Sant'Omero, una grande perdita. Sant'Omero piange Alberto Pompizzi, sia come politico, come ho già ricordato, un politico di spessore, sempre attento e che si è ha combattuto per il proprio territorio e per la Val Vibrata tutto. Ma soprattutto piange Alberto Pompizzi come persona, come grande uomo. Sempre al servizio dei cittadini, con il sorriso in bocca e disponibile per tutti. Oggi provo un profondo dolore, ma non tanto sotto un profilo squisitamente umano. Penso che sia venuta a mancare una delle figure più genuine, più leali, più oneste del socialismo teramano e anche abruzzese. Penso che Alberto ha rappresentato un punto di convergenza e di impulso da parte di tutti i socialisti teramani, ma anche della sinistra teramana e anche della capacità critica che aveva, perché era un uomo libero, era un socialista libero. E questo per noi rimane nella storia di questo paese, di questa, della Val Vibrata e del Partito Socialista e dei socialisti attualmente di tutta la provincia di Teramo. Ma di Alberto ricordo tante cose belle. Io mi ricordo quando la disfatta del Partito Socialista, lui prese in mano il Partito Socialista in provincia di Teramo e lo portò circa all'8%. Avevamo un grande successo. Adesso è ritornato a fare un'altra volta il segretario provinciale, io facevo parte del direttivo provinciale, era un amico, una persona seria, corretta, onesta. Lui si metteva sempre in seconda fila, non era mai il primo, dava sempre il passo agli altri. E mi dispiace che lui sia andato via, di vero cuore. Ciao Alberto.